Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. E facciamo la missione Egoist Orso. Per questo bravissimo Egoist Orso ho trovato nella slot un oggetto che serve sicuramente a lui. E ho tante altre missioni da fare qui. Magari alcune di queste le faccio in un video a parte, quelle più, diciamo, quelle meno importanti. E quelle più importanti le faccio tutte quante da sole, perché tipo Inseguimento al Massimo, L'Apprendista, Eroi Moderni sono davvero importanti, quindi magari in un secondo momento. Ma oggi volevo fare la Volpe e il Santuario, che richiede un livello piuttosto alto tutto sommato. La Volpe e il Santuario: nel futuro esiste una Volpe Yokai che sta cercando un nuovo protettore per il Santuario, e noi andiamo appunto a dare una mano alla Volpe per il Santuario. Con lei posso cambiare il tempo perché le ho dato le caramelle. Ah certo, è il luogo questo. Sì, lo sapevo. No, il cane può anche andarsene. Sei libero. Vai, vivi la tua vita. Dov'è? Oppala. Sì, magari così, Il problema è che quando fai tre giochi insieme ti confondi i comandi. E ce ne ho messo anche un quarto dentro, quindi sto messo proprio male con i comandi. Ah, però è bello sto Kyuubi. Oh, siete voi. Grazie per averci salvati da Demon Gufo quella volta. Kyuubi, ma figurati, non c'è di che. Piuttosto, che cosa ci fai qui? Semplice, sto cercando uno yokai che vedi su questo santuario. Originariamente ero di occuparmi di questo luogo. Ultimamente, però, ci sono state varie complicazioni. E me ne sono dovuto andare per un po'. Capisco, ed è un problema? Oh, sì, e come se lo è. Un santuario scoperto potrebbe attirare orde di yokai malvagi. Per questo sto cercando qualcuno che sia all'altezza di questo ruolo. Purtroppo, però, finora non sono riuscito a trovare nessuno. Non deve essere facile, in effetti. C'è qualcosa che possiamo fare? Per prima cosa potreste andare dal vecchio guardiano. Lo troverete al santuario del passato, e ti pareva? D'accordo. Quindi andiamo dal vecchio guardiano nel passato. In questo passato! Pensavo nel passato presente di Nate, invece no. Nel passato passato. Ha anche senso, volendo, eh. Ah, sì, ho capito dov'è, perché ovviamente ci siamo andati un mucchio di volte. Sono le 6, per caso? Sì, sono le 6. Come faceva un po' Pokémon ai tempi di Oro e Argento. Gli anni più belli di tutte le vite possibili in qualsiasi epoca. Ah, ma è Kyuubi Oscuro? Quindi Kyuubi Oscuro vegliava su Valdoro? Kyuubi Nero? Perché è oscuro? È nero. C'è qualcosa qui? Ah, e dunque, parliamo con Kyuubi. Salve umani, sono Kyuubi Nero. Oh, che peccato. Mi stavo giusto crogiolando nella mia oscurità. Crogiolando? Sì, rilassandosi. Wow, questo Kyuubi parla in un modo piuttosto strano. No, parla normale. Io sono colui che ha abbracciato le tenebre. Sono il Kyuubi più potente. Se lo dici tu. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Kyuubi Nero. Abbiamo bisogno di te. A quanto pare sei l'unico ad aver capito il mio discorso. Interessante. Ma torniamo a noi. Se non sbaglio avete bisogno del mio potere. Proprio così. Vorremmo chiederti un piccolo favore, se possibile. Vedi, noi veniamo dal futuro. Nella nostra epoca questo santuario è rimasto senza alcun guardiano. Ho premuto per sbaglio avanti e non ho visto il testo. Capisco, il vostro è uno scopo molto nobile, ma non saprei cosa fare. Mi auguro che riuscirete a trovare chi cercate. Buona fortuna, umani. Certo, grazie, Kyuubi Nero. Ecco fatto. Siamo punti a capo. Non c'è stato di alcun aiuto. No, invece, ci ha detto che qui non troveremo gli yokai che cerchiamo. Ah, sì? E questa ti sembra un'informazione che restringe il campo? Dovremmo cercare un altro aiuto. Potremmo far visitare Kyuubi del mondo di mio padre. E quello è il punto. Fin dall'inizio lo era. In passato Kyuubi appariva di notte alla scuola elementare. Kyuubi è un po' un ragazzo molto strano. Signor Kyuubi, lei che ci fa qui alla scuola di notte? La scuola elementare, poi. Oh, siete voi, come va la vita? Ciao Kyuubi, abbiamo bisogno di te. Stiamo cercando qualcuno che vedi sul santuario della Valdor del futuro. Qualcuno che vedi sul santuario, avete detto?
Forse ho capito qual è il problema. Molto probabilmente nel futuro il santuario non è abbastanza frequentato come lo è nel presente. Ciò di cui avete bisogno è qualche volto nuovo che lo frequenti. Che si tratti di uno dei nostri amici yokai? Bene, proviamo a mostrare questo yokai a Kyubi del futuro. Andiamo. Che discorso era? Avete bisogno di qualche volto nuovo? Provate a chiamare questo yokai. Quale? Uno qualsiasi. Va bene. Un volto nuovo molto apprezzato tra i giovani. Posso davvero contare su uno yokai del genere? Una volpe yokai molto popolare tra i giovani d'oggi. Sì, lo yokai più popolare era Indo Volpina. La descrizione del 3, infatti, mi sono ricordato con un flash che dice che è lo yokai più popolare al momento. Indo Volpina, per prenderla però, bisogna avere due sfere dorate, due sfere rosse e una sfera bianca, se non sbaglio. Ma dove si trova? Indo Volpina si trova nel portale a nord di Valdoro del futuro, il primissimo portale che abbiamo visitato. E bisogna usare le chiavi bestiali. Le potete comprare con i punti slot. I punti slot si fanno una volta che avete visitato la sala slot a Gachaland nel Yokai World del passato. E al bancone, ironia della sorte, c'è Indo Volpina che ci vende le chiavi. Quindi, eccola qua, una rossa, due bianche e due d'oro. Che bello. Una chiave bestiale costa 3 punti. Io ne ho prese 5. E la cosa interessante delle chiavi bestiali è che lo yokai speciale che potete trovare in quel livello quando entrate con la chiave bestiale è Jibanyan Lightside, quindi Jibanyan del futuro. Davvero interessante. Ah, qua c'è anche il rango A però da fare. Vediamo un po'. Magari qualcosa di bello. Oh, ha scivolato. Ah beh, 5 stelle, insomma, non si butta via. Kyubi, credo di aver trovato lo yokai a tutto problema. Ok, è Indo Volpina. Dovete metterla in squadra, se no non va. Contan. Salve a tutti, Indo Volpina al vostro servizio, mi stavate cercando? Ti ho cercato per mezz'ora, cara mia. Mezz'ora, ma proprio contati i minuti. Questo yokai non sembra più così forte, sicuro di quello che fate? Ma certo, Indo Volpina è una vera star a Yokai World, la conoscono tutti. Esatto, Bruno, sei davvero un tipo sveglio. Cosa? Come fai a conoscere il mio nome? Indo Volpina può fare questo e altro, mio caro. Indo Volpina. Io posso leggere nella mente, è una legitimance. Posso conoscere i vostri segreti, non lo fare, ti prego. In effetti è un potere molto utile, se usato come si deve. Potresti riuscire ad esempio a capire meglio gli Yokai che vengono in visita qui. Già, proprio così. Se mi affidate questo santuario, prometto che non vi deluderò. Eh sì, mi hai convinto. Sembri molto portata per questo compito. Che bello. Bene, ora resta solo una cosa da fare. Lascia che ti spieghi. Per poter vegliare su questo santuario, è necessario possedere forza di volontà e un cuore affabile. A tal proposito, ho deciso di presentarti due amici. Sono yokai d'elite come me. Due tuoi amici? Esatto, il loro aiuto si rivelerà molto prezioso per te. Capisco. Io li prendo a ceffoni, a tutte e due, anzi a tutte e tre. Dopo aver trasceso spazio e tempo, Kyubi Neuri è a vostra disposizione. Quindi è questo il santuario del futuro. Molto affascinante, non c'è che dire. Eccovi qui. Vi stavo aspettando. Io un po' meno. Lei è Indo Volpina, la nuova guardiana del santuario. Quanta formalità. È un piacere conoscerti, mia cara. Sono sicuro che sarai all'altezza. Piano tu, lascia fare a noi. Ti insegneremo tutto ciò che sappiamo su questo santuario. Non credo di essere pronta per questo. No, invece lo sono. Mi allenerò e diventerò forte come un Kyubi. Quindi alla fine, allenandosi talmente tanto, diventa un Kyubi? Ma perde i capelli come Saitama perché si allena tantissimo oppure no? Finalmente ora il santuario sarà di nuovo al sicuro. Grazie, detective yokai. Indo Volpina adempirà i suoi compiti in modo impeccabile, ne sono sicuro. Ora è giunto il momento di congedarci. Porta i miei saluti ai due Kyubi, va bene? Se proprio devo. Ai due Kyubi e anche tu ti chiami Kyubi, però. Tre nomi per uno stesso yokai. Wow, level 5 stavolta si è superata. Davvero.
La cosa buona è che ho levellato come non mai grazie alla missione di trovare Kontan. Va bene, sì, ti leggerò magari nel prossimo aggiornamento, caro mio. A te pure. Quindi ricapitolando, portale a Valdoro Nord del futuro, quella vicino al campo da gioco dove scorre Fiumiciattolo, il primissimo che abbiamo visitato. Chiave bestiale, la chiave bestiale si prende dalla slot Kai parlando appunto con la receptionist lì Indo Volpina che ti vende la chiave con i punti. E se non trovate Indo Volpina che si aggira nel portale, ma trovate solo altri yokai, parlate comunque con gli altri yokai, perché potrebbe avere Indo Volpina in squadra. Quindi ci vuole molta pazienza. Io perlomeno ci ho messo 30 minuti contati, ho spaccato il secondo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. Domani Xenoverse e domenica video speciale. Inoltre in descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove volete, se volete. E noi ci vediamo un nuovo video. Bye bye.